Ciao benvenuti a questa nuova puntata di Benessere e Bellessere, la rubrica che va in onda contemporaneamente su l'alchimista TV, Border Nights e meravigliosamente serena. Come sempre, le mie due spalle, i Falvo e Marco Ludovico. Ciao ragazzi. Ciao Serena, ciao Serena, Poi... ciao a tutti. Poi scegliete voi chi è la spalla destra e chi è la sinistra, eh? quindi chi è il diavoletto e chi è l'angioletto, sceglierete voi, va bene? Basta che ci sia la S e va bene. <ride> va bene. <ride> Allora, oggi abbiamo un ospite che è già conosciuto, ovviamente dagli da ascoltatori dell'Alchimista TV, ma insomma, è un nuovo amico invece per Border Knights e per Meravigliosamente Serena, ed è Francesco Carpinteri. Ciao Francesco, benvenuto. Ma buongiorno, <ride> buonasera, buon pomeriggio. Insomma. <ride> Ciao a tutti, ecco quindi! Hai salutato tutte le fasce orarie che c'erano. Esatto, per sicurezza, perché non sapevo, ho detto... <ride> Quando ci guarderanno, adesso ci guarderanno in differita. E... Esatto. esatto. <ride> è, una, è una cosa che ci si raccomanda di fare. Cioè, saluta anche quelli che ti guardano in registrata. insomma <ride> ricorda esatto. un po' Truman Show, diciamo. Il film sì, sì, sì. Che abbiamo avuto Amo. occasione di analizzare. È vero, è vero, vi ho seguito. Vabbè, sì. eh insomma, con te, insomma, con questo quartetto abbiamo già fatto eh, cinearchetipi Archetipi, la puntata di Cinearchetipi, eh, Ricomincio da Capo. Quindi insomma ci siamo ritrovati di nuovo qua. Benissimo, Vero, quindi, grazie veramente Francesco per questo, per questa, per aver accettato questo nostro nuovo invito. Grazie allora. a voi, <ride> Francesco. Oggi parliamo con te, insomma, di un argomento che secondo me è molto inflazionato, nel senso che oggi, soprattutto nei, eh, negli ambienti, chiamiamoli olistici, spirituali, di lavoro su di sé, poi insomma, ognuno declina a modo suo, e, um, si sente parlare di presenza, ma io credo che in realtà... Pochissime persone riescano a comprendere cosa sia veramente la presenza. Noi abbiamo intitolato questa puntata Semi di consapevolezza, e quindi cerchiamo di consapevolizzarci su cos'è <ride> la presenza in primis. E lascio ovviamente a te introdurre questo, questo argomento, invitando poi anche Marco e Perry a intervenire, insomma, quando hanno domande o considerazioni da fare. Ma guarda, hai detto una cosa ovviamente interessante perché è inflazionato, no? cioè eh, si sente parlare di presenza, si sente parlare di presente di stare nel qui e ora, di essere presenti, eccetera. Ma, eh, a parte che per come la sento io questa cosa eh, c'è molta confusione. Eh, ma nello stesso tempo, ehm, c'è anche una sorta di stigmatizzazione una sorta di ehm, giudizio nei confronti di tutto ciò che è per esempio vecchio e di tutto ciò che quindi delle aspettative e che ne so della memoria dei ricordi no perché il presente dovrebbe essere e la presenza dovrebbe essere qualcosa che cancella tutto quello che è stato prima e tutto quello che sarà dopo e eh, in realtà io la vedo una, questa la vedo un grandissima una grandissima trappola un grande equivoco eh, per, come, per quello che ho constatato, la presenza è in realtà qualcosa che invece è la fioritura di qualcosa che è stato ed è una sorta di seme. Noi abbiamo chiamato semi di consapevolezza di qualcosa che sarà. E quindi c'è un continuum, come un po' dei, um, i, i famosi grani no? dei tibetani, i, i 108 grani dei tibetani che si che sono uniti. Non, non c'è una, eh, una frattura tra passato, presente e futuro. Ed essere presenti è ehm, la, il risultato, la risultante di qualcosa che, che è accaduto e che ci ha portato lì e crea dei nuovi stimoli, dei nuovi percorsi, delle nuove strade rispetto a quello che sarà al, nel futuro. E quindi stare presente non significa assolutamente dimenticarsi di sé, anzi, <ride> cioè io la, la vedo come una sorta di... Ehm, eh, una strada che ci ha portato fin lì e che a un certo punto eh, ci porta da un'altra parte, ci porta in, una, in uno spazio futuro grazie alla nostra scelta. Cioè io credo, sento che la presenza è una scelta continua di che cosa fare, di dove andare a parare e, eh, ed è una sintesi di quello che è stato. Ma mi spiego, nel senso che eh, io lavorando nelle, nelle scuole, lavorando con i ragazzi, Vedo che quello che manca tantissimo a, a loro è eh, il senso di quello che sono stati fino a quel momento lì e la progettualità, e questo li fa essere più che in presenza, mi viene proprio l'immagine della Bora di Trieste. Li fa, venire, li fa sentire invece, sempre esposti ai 420, diciamo questa immagine senza schema corporeo, senza consapevolezza di, di che momento stanno vivendo, e questo lo lo vivono anche tanti adulti. Cioè, questi adulti che eh, ehm, continuano a ripetere le stesse dinamiche continuamente, senza eh, interrogarsi su cosa li ha portati lì, ma che non, vuole, non è un'operazione mentale. Cioè, so come dire Un animale sa sempre no, dove in che posizione è rispetto, anche perché ne va dalla sua sopravvivenza, io vedo con... Ho avuto gatti per tanto tempo, hanno sempre bisogno gli animali di stare nel presente nel senso di dire hmm, poi ovviamente non, non ce lo dicono <ride> mental con la parola ma possiamo capire che sanno benissimo dove cosa stanno andando a fare da dove vengono e dove, dove stanno andando quindi la presenza io la vedo come eh, in realtà una, una sorta di eh, punto un puntello eh, tra il passato e il futuro uso questa immagine un po' come la punta del compasso. Avete presente no? quando da piccoli? Almeno io a scuola ancora, era ancora il periodo in cui usavo il compasso. No? Ecco, tu sei qui, tu sei qui. E quindi, se sei qui, sai anche che insomma, vieni. Insomma, se io sono, sto andando da Roma a Milano, mi trovo a Firenze. Non è che se sono a Firenze dico: Oddio, ma come mai mi sono trovato qua? Dove devo andare? No, ah, so. So che sto venendo da un posto e sto andando da un'altra parte. Ecco, questa è un po' la, la, la mia sintesi della presenza. Ed è una cosa un po' particolare. La presenza non è un annullamento di qualcosa che è stato o di quello che sarà, non è un annichilimento. Ecco, questo mi viene da dire. Quindi possiamo anche definire, almeno a me piace a volte definire la presenza così, però voglio sentire un po' cosa ne pensi anche, anche tu, la presenza che noi abbiamo la perfetta percezione di noi nel tempo e nello spazio, perché sì. noi viviamo in questa dimensione, ovviamente, spazio-temporale, quindi insomma sono le, le tre, quattro dimensioni a seconda poi eh, delle declinazioni. Che, che noi riusciamo in realtà a percepire. Quindi, quando noi siamo presenti, in realtà le stiamo percependo perfettamente in ogni istante. Mm, sì, la, trovo che hai fatto una sintesi, io ho parlato per 5 minuti, tu in eh, 10 <ride> secondi hai sintetizzato alla grande. esattamente questo per come lo percepisco io. È, è, proprio, è proprio così. Cioè, non, qui, e non è razionale però, questa è forse la, la cosa per la quale poi è difficile no, da, da spiegare e anche da essere compresa perché noi ci arriviamo con la mente. Non è qualcosa che viene dalla mente razionale, è, è, più, eh, è più laterale, è più, è più pensiero laterale, è più un'intuizione. No? Tant'è vero che quelli che hanno più presenza poi sono quelli che, a cui noi non diamo Credito rispetto al pensiero, alla razionalità, raz che sono gli animali. Gli animali stanno nel presente continuamente, per definizione, no? Sono presenti, ma devono per forza perché, perché ne va vale della loro sopravvivenza. Noi, esatto. ci siamo. No, no, dimmi. dimmi. No, eh, stavo dicendo proprio questo aspetto: cioè, noi riusciamo ad essere nel passato e nel futuro perché abbiamo questo linguaggio articolato che ci permette l'astrazione. Il Problema è, almeno, insomma questa è, la, è sempre la mia considerazione, che noi invece di fare di questa capacità di astrazione qualcosa per elevarci, abbiamo fatto di questa capacità di astrazione un modo per non vivere il presente, cioè per non vivere esattamente chi siamo noi e qual è il motivo per cui siamo venuti in questa, uh, in questa incarnazione. Insomma, noi entrando sempre nella dualità andiamo sempre in uno dei due estremi, dimenticandoci che in realtà l'equilibrio è nel centro e nel centro c'è la presenza. Sì, come direbbero a Roma, invece che elevarci ci siamo levati. <ride> invece che fare di questo, eh, quindi di mettere insieme quella, eh, quella capacità che è animale perché anche nostra, perché anche noi lo siamo gli animali e dotati di questo, invece che metterli insieme, farli come dire, evolvere, farli fiorire, trasformarli, abbiamo fatto una sorta di, oh, oh, di qua o di là, o oh, oh, un out-out, no? per cui c'è l'istinto da una parte e la razionalità dall'altra, mentre in realtà eh, eh, le due cose vanno, vanno connesse assolutamente. Eh, infatti chi riesce a fare questa cosa, credo che, chi poi lavora su di sé per da tanto tempo, o i maestri, usiamo questa definizione larghissima, um, um, mentre intanto mi sa che è cascato Pierri. Mm. Oh, ha, de ha deciso di lasciarci. <ride> di lasciarci. <ride> non è presente, non è presente, non si sente <ride> la presenza, no? ha, ha le orecchie, eccolo qua, è ritorno a le orecchie, Adesso sono presenti. Per <ride> un attimo la, lo stato di presenza. A proposito, questi sono, questi sono dei giochini che noi stiamo facendo apposta ovviamente. Perché... Esatto. Però non ci fa comprendere, che... cioè facendo degli esempi così, noi, noi andiamo a declinarli poi nella nostra quotidianità. Sì. Cos'è che ci fa perdere lo stato di presenza? Ecco, eh, questa è una domanda molto interessante. Beh, a volte è la connessione. a volte è la connessione, come abbiamo detto altre volte invece. A volte è proprio il web di per sé. Beh, il web ci fa perdere tanta presenza, il web in generale. Quello che ci fa perdere la presenza è proprio questo, questo voler usare il raziocinio per tutte le situazioni. Cioè, io non sono a non ce l'ho con raziocinio, anzi, sarebbe, sarebbe folle. Non, non sono di quelli che pensano che la mente sia sbagliata o che la mente menta per forza. Ma eh, la mente serve a fare delle cose. E invece la nostra attitudine, il nostro atteggiamento è quello di voler fare tutto tramite quello. E lì ci fa perdere la presenza, per come la vedo io. Nel senso che la, la mente serve per andare dalla metropolitana rossa a quella verde a Milano, <ride> per fare dei calcoli, per capire che dove devo andare a comprarmi il pane per, per cose anche molto più sofisticate. Per invece tutto ciò che ci ha a che fare con un radicamento qui non serve e noi invece ci ostiniamo a usare quella cosa e quindi quella ci fa stare sempre nel passato e nel, nel futuro. Poi forse c'è anche altro, è un po' più complesso di così. Però sicuro l'affidare tutto al raziocinio ci fa perdere il pane alla presenza, perché la presenza non è assolutamente qualcosa di razziocinante. Semmai la mente è, un, è al servizio della presenza, eh, se invece noi pensiamo che invece che essere un, un mezzo sia un fine, eh, quella, quella possibilità di essere presenti ce la, ce, ce la fottiamo. Scusate il termine, ma è così perché non è, non è lì. Altrimenti nessun altro essere vivente avrebbe la presenza qui. Se ci pensate. No, siccome noi, noi per definizione, dando per scontato da, come umani, homo sapiens, che. Gli altri non hanno il raziocinio che siamo solo noi su questo pianeta, e, e, e quindi, come, come, la, come la mettiamo col fatto che invece gli altri fanno comunque le cose, vivono, si riproducono, nascono, muoiono? Quindi, evidentemente, non è quello che li fa essere presenti, non è la razionalità o l'essere degli esseri pensanti, ma è altro. E lì, noi, la nostra società in particolare. Mh, crea un paradosso per come la vedo io perché è paradossale Magari Ma prima ha detto è la connessione in realtà <ride> noi questa cosa eh, la vediamo proprio anche nello stato di presenza cioè la connessione sì la connessione internet però guardate un po internet viaggia tramite etere quindi, in realtà, è la nostra disconnessione con l'etere, con la quintessenza, quindi con ciò che siamo. In realtà, quindi vediamo come il famoso detto, come in alto, così in basso, in realtà sia valido un po' su tutti quanti gli aspetti. Quindi, noi perdiamo proprio la connessione con il nostro sé superiore. Quindi, è come se noi ci dividessimo quando in realtà siamo un tutt'uno. Nello stato di presenza, invece, questa connessione esiste sempre. Quindi Marco, vedi che in realtà non è solo la connessione internet e io lo so che tu l'hai buttata lì apposta questa chicca. Quindi, assolutamente. Mi hai Quindi, scoperto, mi hai scoperto. scoperto. Viaggia attraverso nodi, tra l'altro, viaggia attraverso mm. interconnessioni, verso... Oh, Comunque, elettricità in un modo o nell'altro, con uh, qualcosa che somiglia molto alle, psi, alle sinapsi umane. È vero. Esatto. Esatto. È una bellissima esatto. metafora, <ride> tra l'altro, delle sinapsi umane, anche, no? Eh, eh sì. Il web. Eh, eh. Sempre, sempre col discorso come in alto, così in basso, come dentro, così fuori. Alla fine, vediamo come tutto rispecchia o riflette, insomma esattamente una cosa sia riflessa su, su, ogni, su ogni nostro aspetto. Francesco, io volevo chiederti una cosa. Tu hai lavorato con i ragazzi? Sì. Quanto? Sì. Quanto? Sì. Ah, ecco, sì, quindi piuttosto recentemente, insomma. Piuttosto cosa molto... sì, sì, per tanto tempo, insomma. Quindi. <ride> ecco. E... Come vedi questo stato di presenza di consapevolezza nei ragazzi eh, di oggi, ovviamente, perché noi non possiamo avere un paragone mm. con quelli di eh, qualche secolo fa? Però come, mh, come la vedi questa cosa? Esiste? Non esiste? Viene bloccata? Stanno cercando invece di, anche consapevolmente o inconsapevolmente, di tirarla fuori? Tu? Qual è stata la tua esperienza in questo senso con i ragazzi? Intanto diciamo magari qual è l'età dei ragazzi con cui... Ti sì, hai... beh, quelle le superiori, quindi comunque tra i Perfetto. 14 e i 18, 19, sì, sì. Mm. Quindi, è quindi è la fase sì, proprio vabbè. di sviluppo della propria personalità. Esatto. È il periodo Difatti facile, è... dove sono più tranquilli, diciamo. Dove, dove sono, sono più tranquilli, buono. sì. sì okay. <ride> <ride> Tranquillissimi. <coughs> Ma, guarda, vale, innanzitutto io credo che già l'adolescenza di per sé sia una sorta di ricerca della, invece di una, di una presenza, no? cioè proprio anche di una presenza, nel senso, nel senso di: Io esisto, io sono qua, io sono due punti aperti, virgolette, quindi la propria personalità, individualità. Eh. E vedo però che è sempre peggio, cioè non è per essere pessimista, però in questo periodo. Almeno fino all'anno scorso, quindi non credo che sia cambiato per quello che potevo vedere, eh, la presenza è molto poco presente. Ecco, facciamo questo gioco di parole, non c'è non c'è cioè, quello che mh, quando eravamo piccoli, tu, tra l'altro, so che hai fatto anche l'Isef, Serena. Quindi quello che ci insegnavano anche banalmente a scuola, che era lo schema corporeo, cioè eh, i Ragazzi, è come se fossero, allo, che siano allo stadio o in chiesa o in mezzo a una strada o sulla tangenziale, è uguale. Io forse ti, ra sì, ti raccontavo questa cosa che anni fa ho passato una giornata in una gita scolastica, insegnavo in una scuola di provincia, quindi a Berlino a salvargli la vita tutto, tutto il giorno, perché questi non avevano minimamente la presenza di dove fossero, per cui per loro, le, le strade di Berlino erano come le strade del loro paese. Con, potete immaginare con che conseguenze, per cui, quindi, prima che loro entrassero, diciamo così, nel, nello sch nel loro schema corporeo, quindi nel capire che erano in una metropoli, che lì c'erano del, delle highways <ride> e non delle stradine, che c'era la pista ciclabile, e quindi lì ti mette sotto il ciclista perché è, è come se fosse un automobilista, quindi tu non devi attraversare prima di capire tutta una serie di cose, loro sono, hanno fatto molta fatica. E quella cosa io l'ho sen sentita molto emblematica un po' di, di, dei ragazzi di oggi, dove la, la presenza... È... ma perché non, eh, nessuno la insegna? Cioè, banalmente, non insegnare nel senso di mindfulness, con tutto il rispetto, ma non c'è nessuno che ci dice, ci dice guarda che devi essere presente. E siccome purtroppo eh, questa cosa si impara, cioè, prima si perde da... Quando siamo piccoli ce l'abbiamo, no? quando siamo ancora dei, dei gioielli puri, no? eh, poi cominciamo a perderla per una serie di motivi che poi sono anche abbastanza scontati: cioè eh, le regole, le imposizioni, la, la socialità, cioè non devi fare questo, non devi fare quest'altro. Però poi andrebbe reinsegnata questa cosa e non succede, ma anche perché domanda ironica, ma chi la insegna se già quelli che dovrebbero insegnare non ce l'hanno? Cioè, come si può fare? No, non è possibile. E, eh, quindi diventa un circolo virtuoso, è eh, vizioso, scusa, mentre dovrebbe essere un circolo virtuoso, cioè dovrebbe essere un, un recupero, un riavvolgimento del nastro e un tornare a farlo. Quindi la, ma presenza proprio noi abbiamo scritto nelle piccole e nelle grandi cose. È chiaro che quella nelle piccole cose è fondamentale perché se tu, eh, se tu vivi come se fossi un elefante in una cristalleria e quindi di conseguenza non, non, non vedi dove sei, non hai consapevolezza del fatto che magari di lì non ci passi perché è troppo stretto, eh, lì diventa un problema e, e perdi, continuamente, perdi, perdi continuamente il contatto, la connessione, come diceva Marco prima e quindi bisogna ristabilirla questa connessione, ci vuole un modem, un server. <ride> cioè. Ma infatti, Francesco, tu hai fatto riferimento appunto di quella chiacchierata che ci siamo fatti al telefono prima, insomma, di, di questa puntata, e in cui io ricordo proprio quali erano eh, gli esercizi di base che ci facevano fare eh, prima educazione fisica, poi comunque che ho approfondito in maniera molto più importante giustamente quando poi ho frequentato l'ISEF, quindi eh, io prima eh, cioè all'inizio ho proprio detto è eh, la consapevolezza di noi stessi nello spazio e nel tempo, ecco ma manca proprio la consapevolezza dello spazio e del tempo di te, cioè chi sei tu, com'è il tuo corpo, non sai più Cosa vuol dire il contatto? Io mi ricordo gli schemi di base che ti insegnavano all'ISEF, insomma, che questa è la base, tra l'altro, dell'essere umano, quindi non solo come attività fisica, ma come espressione di sé dell'essere umano, che poi io uh, so che gli insegnano nella danza, nel teatro, ovviamente, sì. quindi nella recitazione, eccetera. Ma. Il camminare, il correre, lo strisciare, l'arrampicarsi, il rotolare, cioè tutte quelle cose che, eh, che i bambini amano fare e che oggi guai a farle perché per terra rotolare no, ti sporchi, strisciare per terra. Oddio, mi tocca fare la lavatrice, cioè. Eh, capire poi eh, per terra è sempre sporco insomma io sono cresciuta in campagna che vedevo dire cioè nel senso io, io sono tutte cose che, che ho fatto io mi ricordo quando da piccola per carità io capisco magari chi abita in città però ci sono altri modi tipo andare nei parchi il contatto con l'albero con l'erba il camminare scalzi per esempio per ricominciare a capire com'è il tuo corpo ma come possiamo parlare di presenza se poi non siamo neanche capaci di capire il nostro corpo? Come dicevi tu, no? Eh, non capisci neanche se da, quel, da quello spazio lì ci passi oppure no. Eh. Eh, eh, cioè io, in questo momento, no, voi non lo vedete, c'è il gatto della mia compagna, che è il mio gatto adottivo. Ecco, noi sappiamo che i gatti, se riescono a passare attraverso qualsiasi fessura, se riescono a far passare la testa. Avete presente, no? Ecco. Mm, quindi è una tecnica precisa la loro, <ride> cioè banalmente lo schema corporeo è quello, no? Cioè ci passo, non ci passo. Esattamente, noi non abbiamo la stessa conformazione fisica di un felino, ma non, non, non attiviamo la nostra, il nostro schema corporeo rispetto a questo, tanti di noi non lo fanno, no? E, e mh, meno che meno probabilmente chi vive in città, adesso magari stiamo generalizzando e banalizzando per carità, però... Mm, non è certo favorita la presenza, cioè, proprio in, in, uh, poi, magari può essere che qualcuno di noi sicuramente, qualcuno di noi nel momento di crescita personale, oppure se, sta, se ha la fortuna che sta andando a fare teatro, danza, meditazione, eccetera, allora lì comincia, comincia a riinterrogarsi e a rientrare in contatto col proprio corpo, e... ma, ma non in condizioni normali. No scusami se ti interrompo ah, no, no. è verissimo che la differenza tra città e campagna insomma esiste però non significa che in città uno non abbia le stesse opportunità per esempio esatto. in casa cioè, io cammino scalza magari fuori eh, però inizi a camminare scalzo in casa no? e prendi contatto se invece abbiamo sempre le scarpe in realtà il piede non, non viene mai a contatto vero con quella che è la capacità anche di equilibrio di saper saltare, di saper correre. Io vedo spesso anche questi bambini, ma lasciateli scalzi, e no la scarpa. Ma lascialo scalzo sto bambino. Rispondi a una porta aperta. Io da piccolo giocavo con i miei amichetti, erano altri tempi, a piedi nudi sull'asfalto, cioè, tipo le favelas brasiliane. Quindi comunque non... <ride> mm, ma hai ragione, cioè, non c'è eh, la consapevolezza che siamo... Eh, una pianta, non so come dire, che siamo comunque, con, dobbiamo stare a contatto con tutto quello che, che ci circonda e, e quindi abbiamo sempre bisogno di filtri. Questo, questa cosa delle scarpe, per esempio, è impressionante perché sembra una stupidaggine, ma in realtà è molto importante. Sì, non bisognerebbe perderlo mai questa connessione con a me. Capita anche a casa mia di girare anche d'inverno a piedi scalzi. Se mi capita, che se è caldo abbastanza il pavimento, vado tranquillamente. Ma mi accorgo che proprio questa cosa qui è demonizzata. Anche no? il contatto con la natura, che è, eh, che è questo contatto con Madre Terra molto forte radicale, viene tagliato. Non c'è. E quindi come possiamo parlare poi di presenza? Quando essere presente prima di tutto essere nel corpo, perché sarà anche banale, ma è così, eh? Prima di tutto. alla: prima quello. di... Viene in ba... Torna in ballo la paura, la paura di venire in contatto con la natura, perché porta malattia, la, la cosiddetta esatto. paura che... Addirittura paura del proprio corpo, del proprio vicino, o... Questo che sì, eh. perde la connessione. Perché... Poi è inutile che hai ragione Piero, cioè, poi è inutile gli ultimi due o tre anni, cioè, che ne parliamo, che, che te lo dico a fare, nel senso che apriamo un, ovviamente un mondo che è già abbastanza vasto. Insomma. Però è vero: cioè, è un bruttissimo segno perché poi è un, è un circolo vizioso, come dicevamo prima: no? più, è, mh, più hai paura, più hai paura. <ride> cioè, quindi. Ecco Pierre che ricas... Ah, ritornato. Si connette, apparizioni, sparizioni, cioè sì. oggi andiamo. È un gioco presenza assenza, è bello. Sono giochetti per lo spettatore per vedere se è presente. <ride> esatto, se si è accorto, poi li facciamo di testa alla fine. Cosa Francesco, dice? poi un'altra cosa, e dopo, uh, uh, casomai ho visto Marco che forse volevi dire qualcosa, uh, rimanendo sempre su questo, su questo discorso, anche del bambino, no? della differenza tra città e, e campagna. Perché tante volte mi sento, eh, ma parli bene tu che abiti in campagna, ma no, ma cioè. È una questione di volerlo. È ovvio. Se io ho la possibilità di stare in mezzo alla natura, meglio ancora, ma non è che tu in mezzo città non lo puoi fare. Quindi no. la prendi come scusante perché tu non puoi. In ma anche perché tu in città adesso c'è la natura, cioè anche quando non esatto. c'è. Guarda, è un, un assist a porta vuota questo perché volevo dire una cosa, poi dopo mi taccio. Eh. E, insomma, la natura si è dovuta avvicinare alla no? città. Pensate alla quantità di, di questo periodo di, di forme animali, di uccelli che hanno sempre meno spazio e vengono a vivere in città. No? E, però anche quindi anche quello ha maggior ragione. Certo che è più difficile, ma eh, se noi non abbiamo il desiderio poi di contattarla, questa cosa, chiaro che... Ma ci sono e come? Ce ne sono. Di possibilità esatto. di entrare in contatto ma, con la natura. Ma anche a casa, no? che si diceva del bambino fallo camminare scalzo. Se si arrampica sul divano, lascia che si arrampichi perché spesso eh, no, ti fai male, ma sei sul divano, cosa vuoi che si faccia male? sto bambino? Se cade, cade sul divano. Cioè, non è che. Quindi, il bambino, in realtà, cerca tutto questo. Eh, contatto, quando il bambino, per esempio, ti mette le mani sul vetro, no perché me lo sporchi, ma il bambino ha bisogno di capire, di sentire, di percepire anche perché non solo capisce il suo corpo nello spazio, ma capisce il suo corpo nel tempo, cioè come muoversi quando essere, avere dei movimenti repentini, quando avere dei movimenti più lenti. E quindi è importantissimo, noi è proprio da bambini che togliamo questa possibilità di essere presenti. Quindi poi quando diventiamo adulti, in realtà, è, è, è ci risulta ancora molto più difficile perché non abbiamo questo, uh, questo aspetto. Quindi io per questo ho focalizzato molto sul discorso. Uh, città o campagna, perché in realtà non è dove ti trovi, ma è come tu vuoi affrontarla questa, questa vita. Perché se vuoi la meditazione te la fai anche in pieno centro di Roma o, o vicino al raccordo anulare. Certo, in un altro certo. caso sono poi nate le pillole di Malfun, di consapevolezza, sì, cioè, esatto. queste cose. Certo. esatto quindi è quello il problema è che a volte si, la si prende come scusante eh ma io non riesco non posso in realtà non è, non è così quindi no. Marco scusami credo che volessi dire qualcosa ma sì nel senso che penso che quello che si è toccato oggi sia un tema veramente centrale su cui forse non ci si interroga abbastanza per non dire che quasi non ci si interroghi proprio perché è, è effettivamente si nota un passaggio generazionale diverso da quello che erano stati precedenti. E, e io mi sono spesso interrogato avendo cugini che hanno magari 10, 12, 15 anni meno di me, quindi non sono di un'altra generazione, cioè una generazione che in passato era assimilabile alla stessa. Eh, con quella dei miei genitori, con quella dei miei nonni, con quella adesso di, eh, di mio figlio, però ho visto varie, vari cambiamenti che sono proprio strutturali, cioè se andiamo per esempio nell'ambito dei bambini c'è tutto quello che abbiamo detto adesso che si può sintetizzare nel voler escludere ed eliminare a tutti i costi quello che può essere l'errore. Che in realtà è la fonte primaria non solo di sperimentazione, ma anche di apprendimento, cioè se io faccio una determinata cosa e cado e mi faccio male e la volta dopo me lo ricordo, se invece mi hanno sempre detto che facendo così potrei anche farmi male, sai, è un po' come dire andrà tutto bene. Non so se può essere, sei, ma, ma anche no. Eh, sì, sì. E, e se per sfiga magari quella, quella volta che tento di farlo non mi faccio male mi si crea un loop mentale che non finisce più dice allora quante cose altro potevo fare non ho fatto cioè allo stesso tempo con invece una generazione un po più vicina la, mettiamo quella che va dal, dal 2000 in poi eh, noi ci eravamo a casa dei miei genitori l'altra sera e c'era, so, voi ve lo ricordate sicuramente, non so quanti di quelli all'ascolto, i telefoni, quelli con la rotella, Bellissimo. o eh, le macchine fotografiche, quelle con la pellicola da girare con la manetta, che non è roba di 90 anni fa, cioè sono ancora robe, addirittura c'era quello della SIP con i bottoni, che era già un'innovazione fortissima vedevo mia cugina che li guardava come se io gli stessi facendo vedere delle carabine degli anni 20 praticamente cioè delle cose <ride> dice ma cos'è cos questa roba e dice, no sai un telefono si metteva lì fisso e scusa se dovevi passarglielo a un altro come facevi veniva e lui <ride> ed... spostava. <si> <ride> però si è visto un vero uh, forse io sono più o meno degli anni 80 penso che sia stato l'ultimo periodo nel quale si è fatti in tempo a conoscere cosa c'era prima e cosa c'era dopo. Quindi bene o male hai cognizione di entrambe le cose. Poi c'è stata una velocizzazione de del cambiamento tale che si è perso il collegamento, cioè mentre prima le varie generazioni si potevano interconnettere e potevano parlare di qualcosa che conoscevano, si è creato uno strappo rapidissimo tale per cui da una parte c'è la generazione di prima che si trova a vivere in un mondo che quasi gli fa paura perché ormai è tutto web, tutto computer, tutto cellulare, notifiche e, e c'è gente che tirerebbe volentieri il telefonino contro il muro perché non capisce, si, si impasta continuamente e, e quest'altra generazione che non capisce neanche i problemi di quella vecchia perché è sempre stato così. E, e si arriva al paradosso nel quale, mentre fino a qualche generazione fa era l'anziano che aiutava il giovane e lo metteva in strada, poi il giovane progrediva, ma adesso è il contrario, si vede già il bambino di dieci anni che deve aiutare il genitore anche solo nelle operazioni quotidiane col telefonino, col computer, con la mail tutte queste robe qua. Però non hanno un punto di collegamento, non hanno un punto di collegamento e, e questo si è visto molto anche nell'ambito dei social network, ne abbiamo parlato spesso anche con Serena, cioè sono due generazioni che non riescono a incontrarsi. Facebook era nato per i ragazzini, poi i ragazzini sono scomparsi, sono scappati via, perché è stato invaso da, dai genitori se non dai nonni molte volte, che hanno però un atteggiamento di presenza molto forte. E loro invece, i ragazzi più giovani, hanno questo atteggiamento ormai che io ho criticato spesso, ma non so, adesso magari mi dirà anche Francesco, cioè, da un po' di tempo sto rivalutando se non sia effettivamente quello corretto, perché c'è questo atteggiamento di dire io non voglio andare in scontro con te, però voglio che mi lasci stare, cioè voglio... è come se rifuggano da tutto quello che è... Eh, prima ognuno aveva i suoi spazi, cioè il figlio era figlio, il genitore era genitore, ogni tanto ci si incrociava, scontrava, confrontava, adesso ci sono quasi delle invasioni di campo tale per cui l'altro dice no, ma io non voglio neanche lottare, pigliati quello che vuoi, però mi devi lasciare uno spazio mio. Cioè, una roba me la devi lasciare per me, io non, non ne voglio sapere. Cioè, me ne vado io, però non voglio saperne. E, e, e questo poi incide anche sulla proiezione del futuro, cioè che poi è sempre quella che gli diamo noi. Sono ormai vent'anni che, mm. a differenza siamo lì sempre del passato, dove il domani era sempre un po' più rosa di eh ieri, sì. sono oltre vent'anni che noi gli propiniamo un domani che è molto più nero di ieri. E quindi unendo tutte queste componenti che, come mio solito, in maniera molto sintetica ho cercato di mettere insieme, e, e non mi stupisce che eh, un ragazzo, per dire, di vent'anni, che è nato sentendo parlare di emergenze, tragedie e chi più ne ha più ne metta, dica ma devo progettare il domani, bah, sai che c'è. Iniziamo a vedere fino a stasera come va. Poi, tanto sì. domani, magari è 99% più nera. Ma chi me lo fa fare? Iniziamo a vedere oggi cosa riesco a fare. Poi, poi ci si pensa, cioè devo progettare se aprirmi un'azienda, se fare l'imprenditore. Sta lo... buono, vediamo. Con calma, <ride> un passettino alla volta. Non so. Però fai che ricordi con questa cosa, Francesco. Ma rispetto a questo, per esempio, mi hai dato uno spunto però per, per um, far comprendere in qualche modo che quest anche questo è uno stare nel presente, ma senza prendersi responsabilità. Cioè, eh, stare nel presente è anche il dire: vabbè, ma, ma chissene? Sì, ma perché devo pensare a creare l'impresa domani? O perché vivo alla giornata, no? il famoso vivere alla giornata. In realtà, però, questa è la. Io la chiamerei un po' l'ottava bassa uh, del, del, pre, del discorso della presenza. Non è presenza, è assenza, perché manca un fattore fondamentale nella presenza, forse non l'abbiamo detto, no? che, che è la responsabilità, cioè responsabilità interiore di dove sei e di cosa hai fatto. Cioè, nella pre la presenza presuppone che io so dove sono. Cioè, o quantomeno cerco di capire perché sono lì, no? Da dove vengo, dove sto andando. Adesso, questi detto così, sembrano quelle robe tipo da, da dove veniamo, dove stiamo andando. Ma, in qualche modo, una consapevolezza eh, di eh, aver, aver preso una decisione di essere lì, no? Cioè, sempre tornando, prendiamo come grandi maestri gli animali, sempre tornando all'idea all della... Cioè, il gatto piglia e che sia... Che sia guidato dal fatto che ci sono le gattine in calore o che ha fame o che deve andare a fare i suoi bisognini eccetera eccetera ma piglia e decide e va io credo che sia se potesse parlare direbbe lui dice, dove stai andando sto andando a fare questa roba qui poi nella sua curiosità grazie a Dio magari si, si perde va all'esplorazione all dei territori noi no cioè quello che si è rotto eh, è una, a parte che c'è una gran confusione questa generazione è come se, io l'immagino a volte, come se avessero tolto l'ultimo vagone del treno. E, e, e quindi sono lì. cioè c'è una, una velocità enorme, come dici tu, di viaggio, no? di questa generazione, ma c'è un allontanamento anche da tutto quello che è stato prima, che è eccessivo, perché è come se tu in quella maniera tagliassi completamente il, um, i contatti con le tue radici. Cioè, e, e non funziona così nel, nell'universo l'universo è sempre il risultato anche delle radici che tu hai messo cioè se tu, se tu tagli le tue radici eh, e ti perdi da qualche parte, cioè se perdi il passato perdi anche il futuro, che non è quella cosa nostalgica ma è che se tu devi avere ben cioè, come se una pianta si dimenticasse di essere stato quel, un seme di un certo tipo, sa benissimo che che è quel seme che è diventato pianta. Quindi, quindi in questo momento la, questa, la, la generazione nuova, eh, secondo me, sta sperimentando, per come la sento io, sta sperimentando invece l'ottava bassa, la parte ombra della presenza, cioè la non presenza. E forse siamo proprio noi a seminargli. Eh, e li abbiamo seminati sì, bug cioè, per, per due ore. Il primo quello che dicevo, sì. la, il rifugire l'errore. Questo io non so, l'ho paragonato molte volte anche al... Al tipo di paradigma economico industriale, cioè prima c'erano le macchine eh, e, e si, ce, si tentava di fare le macchine che dovevano fare qualcosa, produrre qualcosa, cioè la macchina comunque toccava, faceva. Mm. Adesso è un po' come eh, e, e ci stava anche che si rompeva: c'erano delle figure che erano lì apposta che dovevano metterle a posto perché ci stava che si rompeva, cioè era nell'ordine delle cose che si poteva rompere e riparare. Adesso è un po' come se fossimo passati al programma informatico, che deve essere perfetto. Sì, se c'è un mini bug, tentiamo di sistemarlo, ma deve essere perfetto, non deve, non deve esserci errore. Cioè, quindi tu vai a scuola, devi essere perfetto, vestito perfetto, ti devi comportare in maniera perfetta, devi essere educato, non devi parlare, non devi rispondere, non devi... È, è, è ovvio che non devo, non devo, non devo, non devo, eh, vado al parco, praticamente devo stare attento anche a camminare perché sennò no, eh, eh, chissà cosa succede. E a quel punto io eh, è abbastanza normale che arrivo a 15 anni, a 20 anni, che dico: beh, Guarda, sono perfetto, non faccio niente, infatti non mi muovo, sono qui seduto, zitto, in silenzio, <ride> sono perfettissimo. E, e, e quindi è, è, la semina. È, Molto importante da questo punto di vista, però c'è stato sì, proprio sì. questo cambio qui. Cioè, e dall'altra parte è, è un po' anche lì. È come se, un po' con, col parallelo che facevi del gatto, il gatto fa e pensa di poter influire, di poter fare qualcosa. Noi invece da subito li mettiamo di fronte a questa idea. No, ma tanto tu cosa vuoi che conta, Cioè, tu, quello che fai te non conta niente, non vedi che ci sono. Cose enormi, cose grosse. Uh, un tempo uno pensava di poter fare la differenza anche come singolo. Uh, basta vedere i, i grandissimi imprenditori del, anche della fine del secolo scorso. Adesso ci si ritiene quasi ininfluenti. Quindi a quel punto è quasi legittima la domanda di dire: ma perché dovrei progettare? Tanto va tutto male. Io non posso fare niente perché qualsiasi cosa io faccia non riescono a incidere persone molto più influenti di me, dovrei riuscire a influire io. E quindi, da un lato, il bug, dall'altro, bombardamento di inutilità, di, di, di continua, non mi stupisce che poi quasi quasi ci certo. hanno ragione, hanno trovato forse la soluzione migliore, quella di dire, vabbè, state voi di lì, noi stiamo di qui. Eh, amici come Ma prima. In effetti cioè. Marco questa cosa qua che tu hai accennato mi ha fatto ricordare anche molto no? quando tu hai detto proprio non devo di qua, non devo di là, non devo su, non devo giù e poi ovviamente è un discorso che anche io e te avevamo fatto più volte che oggi in, in effetti tutti hanno diritti e nessuno ha più doveri e d'altronde se non devo, non devo, non devo, non devo quindi cosa significa che la mancanza di doveri in realtà ti porta a quello che diceva prima Francesco, all'assenza, non alla presenza. Perché tanto c'è sempre qualcun altro che si occupa di me, c'è sempre qualcun altro che decide, c'è sempre qualcun altro che fa l'errore per me, io sono perfetto. E quindi anche il fatto che io non sbaglio più e non pongo più attenzione a quello che devo fare e quindi perdo la, presenza. Perdo la eh, presenza gliela poniamo molto noi questa cosa in questo sì, periodo sì. inutile da dire io ho fatto spesso l'esempio un tempo i miei genitori se a, a scuola o in giro vedevano qualche stupidata ti facevano l'esempio classico quando tu gli dicevi ma mamma lo fanno tutti diceva, Vabbè, se tutti si buttano dal ponte ti butti anche tu <ride> Esatto. adesso è il genitore che se vede una o c'è una regola, o c'è ogni riferimento è puramente casuale, è il genitore che dice al figlio, ma non vedi che ce l'hanno tutti? Cioè si è rovesciato il paradigma, ma forse da parte di genitori, non da i, i figli sono una diretta conseguenza. E mia mamma e mio papà non mi avrebbero mai detto, ma non vedi che lo fanno tutti? Io gli dicevo, ma non vedi che lo fanno tutti, era il genitore che ti diceva. E quindi a me cosa mi interessa? Piuttosto rimane lì come un, un nativo americano, ma a me non mi interessa. Se noi no, no. Eh. Quante volte all'epoca, a me era il periodo dove si prendevano i cellulari, i ragazzi, si stava ancora decidendo a che età dovevano avere il cellulare. Dice, cioè, ma ce l'hanno tutti? E eh, a me cosa mi interessa? Tu no. <ride> esatto. Eh, cioè, e allora? Che Adesso guai, se ce l'hanno tutti, è il genitore che corre a prenderlo, perché dice, cazzo, ce l'hanno sì. tutti? Sì, sì, Proprio sì. mio figlio? No, eh no, eh. Allora, due, viene prendo, così recuperiamo. È cambiata lì la, la, la questione. C'è stato un cortocircuito a un certo punto, sì. questo è evidente, che è accaduto qualcosa, no? Che qualcosa è andato storto, altro che andava tutto bene. C'è stato un cortocircuito. E, sì. mh, poi c'è il mistero della responsabilità individuale per cui qualcuno si incarna qui, quindi non è che cioè, né dobbiamo come dire puntare il dito contro questo atte, quest atteggiamento dei giovani, però, neanche essere assolventi, diciamo così, assolverli, certo. perché, perché, comunque, io parto dall'idea dall che tutti coloro che vengono qua giù, noi per primi hanno. La responsabilità individuale una parte c'è un bambino di due anni ce l'ha meno teoricamente di meno di uno di, di un signore di 50 però esiste il mistero della responsabilità individuale esiste però è vero che l'abbiamo l'ha provocato l'hanno provocato per quelle due tre generazioni forse due generazioni precedenti per vari motivi che sarebbe lunghissimo probabilmente da indagare dovremmo farci un'altra puntata eh, la paura il conformismo L'essersi disconnessi, come diceva anche Serena, proprio dalla, anche dalla natura, perché non dimentichiamo questa cosa, anche adesso c'è un po' un ritorno inevitabile alla campagna, ma a un certo punto c'è stata un'urbanizzazione proprio anche nella mente delle persone, per cui mh, nessuno aveva più voglia di fare questa la fatica, di stare in campagna, eccetera. Quindi è successo qualcosa e sicuramente la nostra generazione o quella magari successiva. Alle nostre, eh, la sua complicità ce l'ha in questo e poi il tutto diventa sempre più difficile perché è ovvio che poi eh, andare a recuperare mh, quel, quel fiore di loto che è la, la presenza eh, è tutta roba è difficile, molto sì. difficile. Sì. Io leggevo un libro adesso non mi ricordo chi fosse l'autore, cioè descriveva proprio tutti questi processi, andava ad analizzare tutti i grandi imperi della storia, ma era rimasto molto in mente quello romano, per esempio. E faceva vedere proprio esattamente tutte queste fasi: cioè come l'aumento del, del benessere e un po' di questa apatia di voglia di non fare, perché tanto c'ho già tutto. Portava poi, piano piano, a un lento declino. A me capita di vedere sul web. Magari è capitato anche a voi di vedere quei video dei bambini in India eh, scalzi con mezzi vestiti con qualche roba che fanno le trappole nel fango per prendere i serpenti dei boa da, da due metri lì a mani nude sono lì, che si vanno a catturare i serpenti. È ovvio che se quello arriva qui domani mattina a un bimbo della stessa età, non gli dà la birra, gli dà la birra, il vino, la grappa, caffè, ammazza caffè, lo manda a casa col conto. Cioè, eh, parliamo di due livelli che non sono paragonabili. Cioè non... Sì, è vero, è vero. Non sono proprio neanche lontanamente paragonabili. Se uno vede che, che si avvicina una, a una coccinella, dice no, non toccare, che magari ti prendi una malattia, una cosa. <ride> Quindi è, è, è lungo il passo. Cioè... Sì, a un certo punto qualcosa comunque è, è si è velocizzato anche nel, nel distacco. Io ho la percezione che negli ultimi anni, come dicevi anche tu Marco, cioè proprio come una velocizzazione, un po' come i treni, dalla, dalla littorina si è passata alla fre, al freccia rossa, insomma. Quindi... Sì. Perché è sempre più veloce, io lo, e poi vabbè, abbiamo visto in questi due o tre anni che, che è, stato, è stato il delitto perfetto no? rispetto a questa cosa. Perché, ta, sì. cioè, preciso. Fa mancare anche la possibilità di comunicare fra le due parti. Cioè, se non Tra abbiamo cose in comuni, se non condividiamo le stesse informazioni, le stesse conoscenze sul mondo, cioè io sono alieno rispetto a te, come facciamo ad intenderci? E diventa complicato anche questo assolutamente ma non credi che lo stato di presenza comporti oltre che il contatto magari con la natura con il mondo che non necessariamente secondo me la natura è quella bella degli alberi il contatto può, si può avere anche in, in città come diceva prima Serena lo, lo puoi avere con delle strutture cementificate, magari brutte, di qua di là, però è sempre contatto con quello che è la realtà. Non credi che eh, lo stato di presenza comporta un lavoro, un lavoro un, su di sé, eh, quindi mh, quello che si stava analizzando, la perdita del senso della realtà dei, dei ragazzi di adesso, è una fuggire dal dal sperimentare, dal, dal conoscere il mondo più attivamente, di prendersi, eh, di prendersi anche dei rischi per paura di... di, di, di cioè, cosa parlavamo prima del gatto, il gatto, o il cane, eccetera, quando è in giro è in uno stato di presenza e quindi vive la giornata nel momento presente, nel senso quello che gli capita e magari si prende anche dei rischi se gli interessa eh sì. fare delle cose. L'essere umano eh, perde il senso della realtà perché entra magari in meccanismi, eh, mi viene in mente anche il fenomeno del kimori, fenomeno di gente che è chiusa in casa e ha paura di affrontare eh, il mondo, anche quello moderno, di affrontare i contatti perché... Sostanzialmente, non vuol rischiare, non vuol metterci eh, del suo, magari entra nel metaverso, entra in videogiochi, in istanze virtuali, perché tanto lì, se muori, riaccendi il bottone e riparte, esatto. e riparte una nuova storia. Beh, tu hai, detto, hai detto, Pieri, una cosa molto interessante: per esempio, il contatto con, la, con quello che c'è, per esempio, anche con la bruttezza. A me è venuta un'immagine, no? cioè, ehm, tanto, tanto degrado per esempio in certe zone è legato proprio alla bruttezza anche dell'architettura, e tutto il resto. Ma anche questo volerlo, non, non vederlo e non volerlo vedere, che è una via di fuga, è un problema serio. Nel senso che se, io, se tutti cominciassero a, a riconoscere la bruttezza, quei palazzoni lì non li farebbe più nessuno. Cioè, eh, eh, mi viene da dire, non è soltanto come diceva giustamente Serena. Il rapporto alla natura, ma è anche il rapporto, come dici tu, eh, con quello che c'è oggettivamente. Cioè, per esempio, anche avere il coraggio di dire: Forse le nostre erano delle generazioni, nel bene e nel male, che avevano anche il coraggio di dire: 'Ma che schifo, sta roba!' Cioè, non ci sto bene qui. Non ci, qui non si sta bene. Qui io non. Eh, ehm, vedo che invece questa cosa manca. Per cui il fenomeno degli chikomori, per esempio, è un fenomeno molto che sarebbe stato impensabile per esempio i nostri tempi fino agli anni 80-90 perché col cavolo che io ci stavo stretto dentro una stanzetta ma non solo io Francesco penso cioè ci saremmo accorti no che era cioè, l'avremmo vissuta come una costrizione se sì, ma ci fosse ti davano l'idea di un mondo da fuori da conquistare però da conquistare, un mondo fuori esatto. da mangiarti adesso c'è l'idea che il mondo fuori mangia te non c'è più esatto. niente da mangiare eh, cioè, sì. quindi non è casuale la cosa però forse, forse vedi, Marco, cioè il punto è proprio quello che eh, lo spunto che ci dava Pierri prima. No, cioè, però se noi ci accomuniamo la presenza, potrebbe anche essere in certe situazioni accorgersi che il mondo fuori è brutto e che quindi, eh, ma cercare di ripigliarselo, di cambiarlo, no? Perché se io mi accorgo che il mondo fuori fa schifo e allora sto nella mia tana, non funziona. Cioè, a proposito di rischi. Eh, parliamo sempre di animali, il i ricci. No? Pensate quante, quanti, quanti di questi animali finiscono sotto le macchine e tutto il resto. A me è sempre commosso questa cosa perché non, non penso che loro non sappiano che non ci siano dei rischi. Ma se devono fare la tana per i cuccioli, se, devono, se hanno fame, eh, o oh, attraversano sta strada, ragazzi. Cioè, possono fare altro, Quindi i rischi, i rischi se lo prendono. Vanno il segno della croce, per... come simbolicamente vanno, no? E noi siamo la generazione, l'ultima generazione vive sull'appiattimento del rischio, sempre a rischio zero, sempre di meno, sempre di meno, sempre di meno. E forse perché manca quella parola fondamentale che hai detto: della fame, ecco anche: manca anche. Se fame. uno si può permettere di vivere in clausura in una stanza, evidentemente non ha fame. Altrimenti al decimo giorno il modo di uscire lo trovo esatto. Sì, anche <ride> sull'esempio che ha fatto Pierri del metaverso: tanto se muoio ricomincio. Io ho riflettuto spesso anche sul, su proprio come è cambiato il paradigma dei videogiochi. Io, quando ho iniziato a giocare, che c'era Sega Mega Drive, Master System, tutte quelle robe lì, o, o alla sala giochi, e beh, te ci avevi tre vite, dovevi stare attento perché non è che potevi andare avanti all'infinito. Tre vite e poi si ricominciava da capo, non si salvava il gioco. Cioè, tornavi tutto dall'inizio. E costava, perché dovevi mettere l'alba e costava, lavala, esatto. E te per finire un gioco, eh beh, altro che attenzione, cioè dovevi stare lì, con... cioè, perché erano quelle, tempo determinato, Finisce il tempo, si ricomincia, finiscono le vite, si ricomincia adesso. Eh, non è sì. così, eh, adesso non è più io così. salvo, poi posso morire anche 300 volte. Tanto prima o poi la passo, quella, quel livello eh, però che bella metà, parlo, eh. Eh. salvo, e quindi che mi frega di stare a te? Io vado così alla, anche in uno sparatutto, no? Dici, ma ti spara? E chi se ne frega? Ricomincia eh, tanto, tanto mica dall'inizio ricomincio sempre da quel pezzettino lì. Vuoi che prima o poi non riesco a farlo? e un tempo, ne avevi tre. Te le devi giocare bene ogni certo. tanto ne guadagnavi qualcuno in giro ti davano la possibilità sì, sì. ma quelle erano eh. però quando te la guadagnavi è perché avevi preso il rischio eh sì eh, certo, è certo. Eh, è, è perché... infatti è una metafora molto interessante perché tu quelle tre vite lì tu eri sempre attento a quello che facevi quindi eri sempre presente eri presentissimo giocavi, eh? <ride> ah, è, è vero, è verissimo. Sì, è, è, è bella questa cosa, Serena, che dici, cioè, questa che fai notare perché è proprio così. È proprio così. Poi la, la presenza è anche essere totalmente lì. Sì, sì. Cioè, sì. Cioè, che erano è... giochi diversi, erano sempre digitali. Era sempre un mondo, ovviamente, che ti portava fuori dal contatto. Con eccetera, però, però cambiava il tutto... paradigma, esatto. Esatto. Poi però cosa facevi? Finivi e avevi i tuoi amici, ok? Cioè, allora. eri, eri lì con i tuoi amici, con la tua famiglia, con tuo fratello magari con cui avevi, avevi giocato. Oggi in realtà è tutto. Io gioco con chi è dall'altra parte del mondo, non so neanche mm -hmm. chi sia. Quindi, Esattamente. Eh, quindi. Spesso sparandogli, possibilmente. Eh beh. La maggior parte dei giochi sono quelli, poi. Eh, ma sai se soprattutto è dall'altra parte del mondo, tu sai no, che questa cosa ci deve, ci deve essere. No, prova prova a immaginare, mondo, tu tu prova immaginare un gioco che ci vuole tipo 6-7 ore a finirlo in generale. Tu immagina di essere alla sesta ora di gioco e ti rimane solo una vita, altro che presente cioè se passa qualcuno nel raggio di 5 km diventi una carogna, se infatti, salta la Marco... corrente se dai fuoco al palazzo ma adesso che ti frega salvi Dici, Marco infatti mi hai fatto venire in mente un'altra cosa e io ogni tanto gioco a cash flow che è il gioco di... che ha fatto Robert Kiyosaki ma lui da un tempo ti dice per uscire dalla corsa del topo tu hai un'ora di tempo non al, vai avanti all'infinito finché riesci ad uscire. E quindi tu, ogni mossa, la devi calcolare, devi stare attento, devi, che poi è quello che noi facciamo in realtà nella vita di tutti i giorni. Impariamo la vita di tutti i giorni. Se invece tanto vado avanti all'infinito, un po' come la ricerca della vita eterna, no? Perché se io ricerco la vita eterna non ho più problemi di tempo. Quindi posso permettermi di fare le cose quando c'ho tempo e voglia. In realtà la, vita, la nostra vita è che ogni istante noi abbiamo delle scelte da fare e da, uh, delle azioni da porre in essere. E questo però sta scemando sempre di più. Meno azioni, meno scelte, meno esperienze, meno errori che... perché... Alla fine non bisogna fare errori e quindi mi prendo tutto il tempo che mi serve per fare quella cosa. Lo stesso paradigma lo puoi ritrovare anche nelle università. Cioè, prima, boh, uno che a 30 anni stava facendo ancora il terzo o quarto anno di esami era una, una specie di macchietta, adesso è la normalità, ma perché è diventata solo una questione di tempo, anche lì ho vite infinite. Io l'esame lo ridò fino a che non prendo un voto che mi piace. Quando e se prenderò un voto che mi piace, l'accetto e poi faccio il prossimo. Non mi interessa niente di quella materia. Chi se ne frega? Tanto poi alla fine me lo danno, me la danno, la laurea, cioè non è che devo dimostrare che io ci ho capito qualcosa. L'importante è che di volta in volta, a furia di rifarli, imparo a memoria quel pezzettino, glielo dico, poi me lo posso anche dimenticare e non ci sono limiti. Cioè non... Perché devo stare a a rovinarmi, anzi sto quasi bene in università, cioè, quando la finisco mi tocca pure lavorare cioè, divento quasi scemo se la finisco in 5 anni o prima, cioè, diventa controproducente chi cioè. me lo fa fare? lo fanno tutti eh. che non la finisco <ride> Cioè, esatto, dai, lo fanno tutti, no? fanno Quindi tutti. lo faccio anch'io. È famoso si, quelli che si buttano dal ponte, cioè, vedi che torniamo se alla fine eh. tutti questi paradigmi qui, per come sono cambiati, ritornano, cioè, li puoi declinare e trovare un po' in tutti gli ambiti, ma, ma che ne so, anche le, le, il trasporto pubblico. Cioè, una volta, ma non un secolo fa, cioè, già qualche anno fa, se te perdevi il Pullman, io mi ricordo quando andavo al liceo. Era un bel problema perché quello dopo arrivava un'ora e dieci dopo e eh, si complicava un attimino la situazione. Eh, se ne passano 3 quattro ogni dieci minuti, ma mi arrivi in ritardo? Ma no, due minuti. Che mi frega? Tanto c'è l'altro, non mi succede niente. Cioè, il famoso delle vite infinite. Cioè, non è un problema. Che l'altro cioè, non... lì c'è un bel no? Perché apparentemente questo fatto di dire è infinito, quindi ho tante possibilità. Sembra quasi una bella metafora del di come funziona l'universo, no? eh, eh, dove i treni continuano a passare, tutto è perfetto così come in realtà eh, senza la nostra presenza, senza la nostra consapevolezza, quella roba lì è invece una prigione in qualche modo, diventa invece un loop, un po' la ricomincio da capo, no? esatto. cioè, visto che è la nostra puntata insieme. Lui a un certo punto faceva così. A un certo eh punto sì, era arrivato certo al punto sì. nel quale si disinteressava delle conseguenze perché dice: Tanto che mi frega, tanto poi domani mattina ricominciamo di un'altra volta, ma... e quindi mandava quel paese quello, mandava... eh, eh, la fase è più o meno quella perché dice: Ma tanto eh che sì, mi sì, frega, sì. tanto il mondo va male, io non posso fare niente, tutto va a scatafascio. Se anche arrivo in ritardo, non succede niente. Se rifaccio l'esame, mi mantengono se... anche se sto chiuso in camera per tutto per sommato, ma chi se ne, cioè. Mh... È un po' quella fase lì. Vero, vero. Bene, vero. ragazzi, io direi che ci siamo fatti proprio una bella chiacchierata. Eh? È stato molto, molto, bella, molto interessante. Quindi, insomma, non so se Perry ha qualcosa da dire in conclusione. Che essere eh, stato eh. molto lì, zitto, zitto in ascolto. Eh, però è stato. No, mm po' sì, breve sì. ma efficace infatti lui prende. quando interviene interviene diretto punto fine <ride> non ci gira attorno <ride> questa volta ha lasciato lo spazio a Marco che di solito anche lui rimane sempre un pochino però visto che l'argomento l'ha ispirato si è eh, appreso, sì, sì. Eh, ma Serena sa che ne abbiamo parlato veramente un sacco di volte io mi sono interrogato tantissime volte su questi, su questi argomenti qua E e diciamo molto importanti, secondo me. Sì, sì, che forse è l'argomento che ci fa interrogare un po' tutti quanti, spesso e volentieri, magari chi in una maniera, chi in un'altra, però parlarne, confrontarsi è sempre, è sempre un aspetto molto, molto interessante, se no andiamo in loop anche noi, a forza, a forza Genere, di grazie. farci. Le domande, quindi esternare queste, queste cose secondo me è sempre molto, molto importante, affascinante. Quindi, io mi sento anche di dire a tutti i nostri ascoltatori che ne pensate, scrivetelo nei commenti. Così, veramente, visto anche l'argomento molto attuale e molto personale, eh, può aiutarci magari per altri spunti di, di riflessione. Io con questo ovviamente ringrazio tantissimo Francesco per essere stato qui con noi. Grazie, grazie a, a Perri e a Marco, che sono sempre le mie, le mie spalle. Di, come dicevo prima, ognuno decide chi vuole essere l'angioletto e chi il diavoletto. Quindi, <ride> ecco qua. estraiamo a sorte. A sorte. <ride> Io te ho Oppure detto, vi per scambiate me, una volta o Me Basta bella. che rimanga la S e va bene tutto. Me, mettetemi <ride> okay. dove volete. Che basta che mi lasciate quello ecco quindi grazie di cuore a tutti quanti grazie ovviamente a voi che siete stati con noi che ci avete ascoltato e noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata di benessere e bell'essere ciao a tutti ciao a tutti ciao